Buonasera ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale di YouTube. Oggi siamo nel mio garage dove devo cercare di replicare questo platorello in versione più grande, perché questo è da 76, ne ho comprato uno da 115 da utilizzare con la levigatrice a batteria che abbiamo già visto, l'ho recensita alcuni giorni fa. Ha un filetto M6, invece questa va bene per il flex, quindi non la posso utilizzare. A questo punto devo fare un foro al centro della stessa per poterla utilizzare e montare sulla levigatrice a batteria, ma devo trovare il centro. Come si fa a trovare il centro? Costruiamo un utensile assieme con 2 euro che riesce a trovare il centro esatto di qualunque cerchio, quindi nel caso in cui dovesse fare un foro o marcare comunque il centro di un cerchio, in 2 minuti con 2 euro riusciamo a costruirci ciò che ci serve. Cominciamo. Allora, innanzitutto mi serve un listello che sia 4x4, ma non ce l'ho, quindi al banco sega devo realizzare questo listello ricavandolo da un ulteriore listello che è 4x8 e dividendolo in 2. Quindi facciamo questo taglio e dopodiché vediamo i passaggi successivi. Perfetto, questo è il listello che abbiamo appena tagliato al bancosega. Adesso dovremo tagliarlo ulteriormente in 2, ma con un angolo di 45 gradi, per ottenere quindi 2 pezzi di legno che formino assieme un angolo di 90 gradi. Questo è il risultato che dovremo ottenere, quindi 90 gradi. Andiamo a misurare se l'angolo è corretto e possiamo proseguire. Sono 90 gradi esatti, non so se si riesce a vedere, no, non si riesce a vedere. Sono 89,9 in questo momento sul display, però poggiandolo va a 90 gradi esatti, quindi è perfetto. Allora, adesso non ci resta che unire questi due pezzi. Per fare ciò semplicemente utilizzerò un po' di colla, dopodiché l'avvitatore. Allora, metto un poco di colla. Ok. Dopodiché, utilizzando questo utensile che mi consente di posizionarli perfettamente. Sì. Adesso sono ulteriormente assicurati a 90 gradi, dopodiché posso praticare 2 fori per fare in modo che i pezzi siano ben stretti fra di loro una volta avvitati. Uno lo praticherò in alto da questa parte e uno in basso da quest'altra parte. Adesso posso fissare 2 pezzi avvitandoli. Perfetto, verifichiamo ancora che sia a 90 gradi. E 1 va benissimo. Quindi adesso prendiamo l'utensile, prendiamo l'oggetto che ci aiuterà nel realizzare questo jig, che si tratta di una semplice squadretta da 2 euro da scuola elementare comprata dai cinesi, e prendiamo la misura dello stesso. Allora, con una matita marchiamo la misura, che è qua, stessa misura dalla parte opposta. Ok, quindi adesso con la troncatrice eliminerò queste due parti e avremo una figura geometrica di 90 gradi uguale da entrambe le parti. E adesso è arrivato il momento di levigare, quindi mascherina per evitare di inalare tutta la polvere che abbiamo prodotta.
Ok, possiamo quindi utilizzare questo. Ok, adesso è perfettamente radicato e possiamo proseguire. Questo è l'utensile 4 in 1 della Parkside, già ve l'ho recensito, vi lascerò un link nella descrizione. Si smonta e si trasforma in multifunzione, avvitatore, levigatrice, eccetera eccetera. Finora è stato semplicissimo, abbiamo ottenuto semplicemente una B, una L ad angolo perfettamente retto. Adesso dobbiamo utilizzare una squadretta che va posizionata su questo pezzo, però in diagonale, quindi non così ma così, e va fissata forandola e collegandola al legno. Io ho detto all'inizio che deve essere 4 cm o poco più di 4 cm, perché lo spessore, la larghezza di questa squadretta è 4 cm, quindi in questo caso sono 41 mm, 42 mm e ci va perfettamente. Se fosse stata più stretta, questo avrebbe danneggiato leggermente la riuscita del progetto, perché la sporgenza avrebbe intralciato il funzionamento. Quindi adesso dobbiamo fissarla facendo in modo che l'angolo di 45 gradi del legno combaci con la squadretta, in questo modo, e ovviamente deve essere posizionato perfettamente dritto. Quindi ci mettiamo sul ripiano del trapano a colonna e facciamo questi fori e lo colleghiamo. Per fare questo utilizzerò un ulteriore pezzo di legno per fare la battuta e mantenere la squadretta perfettamente in posizione. Ok. In questo modo l'angolo della squadretta deve combaciare esattamente con l'angolo che si forma fra i due pezzi di legno. Quindi qua abbiamo la battuta e siamo sicuri che è perfettamente dritto. Qua siamo esattamente a filo, quindi posso fare il primo foro per fissarla. Lo faccio super giù al centro. Ok, cambio punta. Sostituita la punta, posso allargare quindi il foro e farlo giungere alla dimensione desiderata. Adesso facciamo una piccola svasatura su questo foro che abbiamo appena realizzato, dopodiché facciamo gli altri fori in modo da ottenere una precisione maggiore. Quindi appoggio qua. Ok, svasatura perfettamente eseguita. Adesso possiamo continuare con gli altri fori e praticarli nella posizione corretta. Inseriamo quindi la prima vite e fissiamo. Mi raccomando di non utilizzare troppa forza, altrimenti si può spaccare la nostra squadretta. Perfetto. Facciamo gli altri due fori. Ok. Una leggera svasatura. Ok. Altri due viti. Stupidamente ho fatto il foro esattamente dove c'è la vite che unisce due pezzi, quindi devo ripetere questo foro, altrimenti non riesco a continuare questo progetto. Questi sono i due nuovi fori, questo centrale è quello che andava a combaciare esattamente con la vite, quindi ricominciamo da dove ci eravamo fermati, fissando l'angolo. Perfetto. Allora ragazzi, come vedete ho portato delle modifiche, perché nella progettazione non avevo tenuto conto di alcune cose. E purtroppo, nonostante la precisione che si può avere nella realizzazione di questo progetto, che come abbiamo visto è semplicissimo, alla portata di tutti, economico ma comunque vedrete efficace, la precisione durante la realizzazione dello stesso non è proprio il massimo, perché lo stiamo facendo alla portata di tutti, quindi una cosa rapida. Non dovremmo fare le svasature che ho realizzato io, o comunque anche se fatte sarebbero superflue. Dobbiamo mettere una rondella
che distanzi la vite dalla superficie della stessa squadretta e che ci permetta di registrarla per avere una regolazione, come si fa con le squadre economiche che hanno la vite di regolazione. Quindi si può svitare, regolare i 90 gradi, in questo caso i 45 in questa posizione, dopodiché stringerle e fissarle per bene per avere una sicurezza che sia sempre regolata bene. Se questa squadra dovesse prendere urti e spostarsi, potremmo sempre intervenire e regolarla. Ovviamente è una cosa economica, quindi se dovesse prendere urti sicuramente si romperebbe, fate attenzione a come la maneggiate, ma eventualmente una squadretta si ricomprerebbe e si potrebbe ricostruire. Allora, vediamo, facciamo la prova con questo cerchio, vediamo se riusciamo a prendere il centro. Per essere sicuro che vada a contatto con tutti e due gli angoli, la spingo in questo modo. Dopodiché la premo. Siccome è un foglio di carta, per trovare il cerchio in un foglio di carta non ho altri metodi. Ovviamente su coperchi, comunque su superfici che abbiano un certo spessore, farebbe battuta lateralmente e questo problema non si porrebbe. Allora, facciamo il primo segno. Dopodiché lo giro. Ok. Questo è il centro del cerchio, però vediamo la conferma posizionandolo in questo modo. Quindi se anche questa passa dal centro, e allora abbiamo trovato il centro esatto. Ok, passa dal centro. Questo è il centro del nostro cerchio. Metodo rapido, economico e funzionale. Proviamo adesso con questo. Questo per esempio, che è il platorello che dovevo forare all'inizio, non ha bisogno di avere il piano d'appoggio per essere posizionato dritto, perché è già il suo spessore, quindi va a fare battuta da questa parte e non è necessario. Allora, io già ho fatto due prove con una matita più grossa, però ovviamente lo spessore della mira poi influisce sul centro, quindi cercate di utilizzare delle mine così sottili o qualcosa che vi permetta di avere la sicurezza che sia al centro. Allora, faccio i segni un pochettino più lunghi per distinguerli da quelli di prima. E questo è il punto in cui io posso forare per avere il centro esatto di questo cerchio. Facciamo la prova forandolo. Ok. Allargo leggermente il foro fino a 6 mm. Come vedete il foro è perfettamente al centro, quindi adesso possiamo continuare con la realizzazione di quello che avevo in mente. E allora ragazzi, ho stretto per bene col cacciavite, tanto c'è la rondella, si va a bloccare perfettamente sulla base in plastica. Lo posso inserire, come abbiamo visto poco fa, nella nostra levigatrice, in questo modo, per avere una certezza maggiore che la vite sia fissata, perché comunque ha un minimo di gioco, possiamo utilizzare il nostro cacciavite. In questo modo, perfetto, è perfettamente fissata. E gira perfettamente centrale, quindi non ci resta che mettere un foglio di carta abrasiva, che io per adesso non ho quello da 115,
è da 125, quindi mi toccherà tagliarlo. Adesso lo taglio e faremo la prova a vedere come si comporta con questo disco più grande. Ho ritagliato il disco, come vedete va perfettamente. Poi questa modifica si può fare ovviamente anche con platorelli più grandi e adattarlo alla carta che ci serve utilizzare, comunque tamponi eccetera. Testiamolo sul legno, vediamo di dare una levigatina leggera su qualcosa che sia un po' grezzo e vedere il risultato. Quindi mascherina, velocità 2, Bene ragazzi, io ho finito. Come vedete, questo utensile semplicissimo, realizzabile da chiunque in pochissimi minuti. Basta avere una squadretta, un asse di legno che sia della misura poco più grande o la stessa misura dello spessore della squadretta. Poi potete utilizzare un seghetto a mano, potete utilizzare una troncatrice, quello che volete voi. L'importante è che riusciate a mantenere i 45 gradi da questa parte, quindi 90 gradi perfetti, e poi i 45 gradi rispetto a questo listello di legno in diagonale. Ovviamente lo stesso sarà di qua, perché essendo 90 gradi, se dividiamo in due avremo 45 e 45. In questo modo riusciamo a trovare esattamente il centro esatto di qualcosa da forare, una puleggia ad esempio, o un coperchio di un barattolo che ci serva per utilizzarlo, oppure la carta abrasiva, o come quando ho costruito io per esempio la levigatrice modificando la filapunta della Parkside, ho dovuto fare il centro, ho dovuto fare diversi tentativi per riuscire a centrarlo esattamente, o come in questo caso un platorello che riesca a funzionare pur non essendo con il centro già forato e essere perfettamente centrato, quindi girare perfettamente in asse. Come avete visto, funziona bene. Ovviamente il video non era incentrato sull'utensile, però per farvi vedere che funziona bene e che girava esattamente centrato, ho dovuto levigare questo legno che è venuto perfetto. Ma già vi ho recensito questa lucidatrice, levigatrice, come vogliamo chiamarla, e sappiamo che funziona bene. Questo invece è l'utensile in questione, autocostruito, mi piace perché è semplice, rapido. Poi ovviamente chi ha voglia lo può rifinire con olio, lo può abbellire, può inciderlo, decorarlo, può farci ciò che desidera di più. Io l'ho fatto così semplice perché è in questo caso un video con la realizzazione, ripeto, di un utensile che va fatto in pochi minuti. Non è un video di quelli che vi fa vedere l'oggetto finito bellissimo decorato. Semplicemente arriviamo al sodo, ci serve prendere il centro di un cerchio, realizziamo questa in 2 minuti, lo facciamo, ovviamente 2 minuti, se riusciamo a farlo in 2 minuti, se no prendiamoci il tempo che ci serve, un quarto d'ora, 20 minuti, mezz'ora, e realizziamo perfettamente ciò che ci serve. Detto questo, non mi resta che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo, spero di esservi stato utile, anche se è una cosa, ripeto, semplicissima. Vi invito a mettere mi piace a questo video, commentare soprattutto, e soprattutto per avere dei consigli. Voglio sapere come l'avreste fatto voi e che modifiche avreste apportato a questa mia realizzazione, e quindi suggerimenti che sicuramente seguirò se dovessi realizzarne un altro. E poi mi piace leggere i vostri commenti e commentare quanto ho tempo, perché ragazzi ci sono giornate in cui ricevo 300-400 commenti e non sempre riesco a rispondere a tutti, quindi scusatemi se avete commentato e non vi ho risposto, pian piano lo vado facendo con tutti. Allora, vi saluto di nuovo, ci vediamo a presto, ciao da Riccardo.